Vuoi ancora più fighting? Vuoi ancora più emozioni da vivere? Fighters Life ti offre quello che cerchi. Live e on demand su tutti i tuoi dispositivi. 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Accedi ai canali Fighters Life e vivi la tua passione. Fighters Life è il primo canale sugli sport da combattimento, gratis e senza vincoli economici. Per l'immagine dei tuoi eventi, scegli Fighters Life. Scegli il meglio. Amici ed amici di Fighters Life, ben trovati nel nostro contenitore a 360 gradi sulla nobile arte pugilistica, sugli sport da combattimento. Torniamo a parlare di pugilato e lo facciamo con il primo ospite di questa puntata. Abbiamo in collegamento Dragan Lepei. Ciao Dragan, ben trovato. Ciao, buonasera. Buonasera Valerio. Allora Dragan, stiamo rifinendo la preparazione, manca veramente poco e sabato prossimo salirai sul ring polacco di Lublino per un incontro molto importante, un incontro che sarà valevole per ben due campionati perché il tuo incontro sarà valido per l'IBO International e WBA Continental, quindi doppia corona in palio in un incontro contro, scusate il giro di parole, l'idolo di casa Pavel Cilic, che insomma ha un buon record, un pugile che ha 10 incontri, 9 vittorie, ma non è un fenomeno, questo mi sento di poterlo dire, e sono convinto che se tu salirai sul ring, come è chiaro, al 100% delle tue possibilità, ben preparato dal tuo tecnico, che saluto, Cristiano Mazzoni, mio caro amico da tanto tempo, sono sicuro che avrai le tue chance di vittoria. Dragan, innanzitutto come stai? Ma sto bene perché ultimamente mi hanno cambiato la categoria. E sono in 79 kg, mi sento già meglio, perché in Francia a 76 kg già ho sofferto tanto per il peso, per tutto. Sto benissimo questa categoria, cioè in questo peso qui. E mi sento più forte, più anche mentalmente. Sì, sì. Beh, è ovvio che dai 76 kg del limite dei pesi supermedi agli 81 dei medio massimi, insomma, è una categoria importante dove comunque ti senti più forte anche fisicamente, Dragan. Sì, sì, mi sento meglio perché all'ultimo. Diciamo ultimo giro che l'ho fatto in Francia, cioè sono arrivato proprio, non ce la facevo, meno male ho fatto la sauna i 30 minuti prima del peso per fare 76, per perdere 2 kg. Immaginati te. Beh, sappiamo quanti sacrifici vengono fatti per il primo grande incontro che ha ogni pugile, ossia quello sulla bilancia. Sicuramente questa nuova categoria ti dà una tranquillità di testa che ti consente di pensare solo a quello che succederà sul ring, ci arrivi bene, ci arrivi in forze e hai da parte tua, credo, tanta esperienza in più del tuo avversario, hai incrociato i guantoni con tanti ottimi, buoni pugili
hai già combattuto anche sulla lunga distanza e quindi ecco, possiamo dire che sei pronto per questa grande avventura. Sì, è esatto quello che hai detto e la verità. Purtroppo il mio avversario, cioè, non è da sottovalutare, però io sono passato sia dal fuoco sia dall'acqua, diciamo così, diciamo, ho affrontato di tutto finora. Ora, secondo me, me la devo giocare questa battaglia, diciamo. La devo giudicare. Allora, innanzitutto volevo chiederti se avete visto qualche video del tuo avversario, vi siete fatti un'idea insieme al tuo team di che tipo di match, insomma, andrai a svolgere, se hai visto se è un attaccante, se è un attendista, non ha molti KO lui al suo attivo, Sì. Dragan. Ho visto lui lavora di molto sulla velocità e su diciamo, i colpi diritti. Un po' attacca, però secondo me io lavoro anche con incroci, anche in difesa, cioè anche colpi in difesa, colpi di incrocio, colpi di tutte le maniere. Sono tante cose da provare, vai, diciamo. Beh, diciamo che ecco, ha una box un pochino elementare, un pochino ecco, magari ancora dilettantistica, quindi colpi dritti in velocità, però ancora non ha quella malizia, non ha nelle sue corde gli incroci e una varietà di colpi tale che diciamo che ecco, può renderlo ad oggi un pugile completo. Sì, diciamo, come, diciamo, non è un pugile che fa male, ecco, è un pugile normale, su, come se, diciamo, dopo, diciamo, un pugile dopo che viene dai dilettanti, perché ha debuttato nel 2018, mi pare. E, cioè, non ha. 2018, poi sappiamo, ecco, debuttare nel 2018 non sono 4 anni perché purtroppo poi c'è stato il cataclisma Covid che ha bloccato un pochino tutti. È ovvio che è stato perso parecchio tempo, credo, anche per lui. Sì. Poi anche io con il Covid mi sono bloccato proprio tanto perché ero proprio al punto massimo di allenamenti per andare a fare anche il campionato d'Europa e sono stato bloccato un anno e poi quando sono ripartito non ero più io, cioè ero proprio un altro. E purtroppo gli avversari li ho trovati forti, sicché. Vabbè. Beh, Dragan, è ovvio che questa situazione generale ha un pochino bloccato tutti. Ora ti chiedo, con quale mentalità vai sul ring, sabato prossimo? In che condizioni psicofisiche, a prescindere dalla categoria di peso, ti trovi? Hai lavorato bene da un punto di vista tecnico insieme al tuo team? Ti senti forte per andare a giocarti la chance di conquistare questi due titoli prestigiosi? Sì, diciamo che ho lavorato molto, molto su, diciamo, da metà agosto ho cominciato gli allenamenti di fondo, diciamo, proprio di resistenza, di anche i lavori di pesi, di tutto, di potenza, diciamo, ora siamo alle finiture, ora siamo sulle cose di velocità e esplosività. Insomma, siamo quasi finiti, vai. Ora, si va lì per picchiare, picchiare e vincere. Allora, la tua manager Monia Gavini e il tuo maestro Cristiano Mazzoni credono molto in te e credono molto in questa tua impresa, sanno quello che tu puoi dare a questo incontro e quelle che sono le chance che ti puoi giocare. Cosa ti senti da dire a loro e a tutti i telespettatori che ora ci stanno guardando e che sicuramente
si interesseranno a quello che sarà il tuo incontro sabato. Allora, io, cioè, chi mi può vedere le auguro buona visione e io, cioè, a me mi serve proprio questa vittoria, sicché la devo andare per vincere, cioè, non vo per farmi una passeggiata, diciamo. E niente. Io come devo dire, bocca al lupo a me, a tutti, vai. Certamente in bocca al lupo a te, caro Dragan. Noi siamo con te, ti sosteniamo. Sei un pugile italiano e quindi facciamo il tifo per te e vediamo, ecco, di portare a casa queste due cinture. Abbiamo intravisto un losco individuo là dietro che pregherei di... Eccolo. Vieni, vieni Cristiano, entra in collegamento con noi anche il tuo maestro Cristiano Mazzoni, che avrai sicuramente sentito la nostra chiacchierata. E noi di Fighters Life seguiamo sempre con tanto affetto i pugili italiani. Andate per compiere un'impresa non proibitiva, secondo il mio punto di vista. Il match c'è, è assolutamente alla vostra portata. Date tutto quello che avete e riportate a casa queste due cinture, che sono Sì. prestigiose per voi e per il pugilato italiano. No, grazie Valerio. Questa volta siamo proprio ben disposti a andare là, come diceva Dragan, a non fare una passeggiata, ma ad imporre il pugilato italiano alla vittoria. Siamo convinti di questo. Ora mi fa un po', diciamo, Dragan, che sicuramente fa meglio sul ring che nelle interviste, era emozionato, ma è un bravo ragazzo, ce la sta mettendo tutta e questa volta in Lubin, che è vicino Varsavia, andiamo là proprio con buoni propositi. Ecco, non manca nulla, la preparazione c'è stata, abbiamo visto anche video, visto che gli domandavi anche a Dragan, abbiamo visto con Spadaccini quello come si era comportato, abbiamo le contromisure. Lui comunque sia è un pugile di casa dove si sa anche promuovere bene, quindi in una bellissima serata. So che è entrato nel team di Polsat, cioè della Polsat Boxing. Ce la metterà tutta, si sarà preparato bene, ma sarà un bel match. Beh, sarà un bel match, ognuno ha le proprie carte da giocare, l'esperienza e la varietà pugilistica sono dalla vostra parte, lui avrà il fattore casalingo, sicuramente una freschezza differente, anche perché Dragan ha fatto una carriera vera contro pugili veri per campionati veri, lui è il primo vero appuntamento. E potrebbe, sappiamo benissimo che da un punto di vista psicologico questo gli si potrebbe anche ritorcere contro, perché voi non avete nulla da perdere e andate al 100% delle vostre possibilità. Sicuramente il cambio di categoria ha giovato a Dragan, perché quantomeno nella guerra contro la bilancia ha vinto in partenza, giusto Cristiano? Sì, abbiamo gli ultimi match. Poi lui è molto attaccato anche al suo lavoro, quindi non possiamo fare una preparazione specifica sul peso. Ha bisogno anche di lavoro nell'edilizia, insomma, un lavoro importante fisico. E negli ultimi match abbiamo avuto proprio difficoltà a tagliare anche un po' di peso da ultimo e a rientrarci in malo modo. Quindi ora è più tranquillo anche sotto quel lato lì. E niente, niente, siamo ben disposti, ecco. Poi ripeto, abbiamo bisogno di questa vittoria perché le ultime due sconfitte, quando siamo andati a Berlino contro il Forte Cubano, non siamo andati bene. Col francese, in realtà, secondo me fu stoppato al secondo round quando non doveva essere stoppato. Bisognava ancora dimostrare quello che avevamo fatto. E questa volta non si può fallire, cioè è un impegno, diciamo, a 360 gradi dove bisogna portarlo in fondo nel nostro migliore potenziale.
E anche il fattore peso, hai ragione te Valerio, è un fattore, diciamo, che gli dà più tranquillità psicofisica. Allora, ragazzi, in bocca al lupo per la vostra trasferta. A voi, Ammonia Cavini, e ovviamente noi vi sosteniamo dall'Italia e non vediamo l'ora di riavervi qui con noi, magari con due belle cinture in bella mostra, eh? Grazie, grazie. Ciao a tutti. Vado a finire l'allenamento, vai. Ciao Valerio, ti Vai saluto. a finire l'allenamento, ecco, per onor di cronaca. Stiamo registrando il giorno di tutti i santi, di ogni santi, quindi 1° novembre alle ore 19. Dragan Lepei e il suo team sono in palestra per rifinire la preparazione in vista di sabato. Il pugilato non conosce soste, il pugilato non conosce festa, il pugilato è sacrificio, sempre dalla parte dei pugili, Fighters Life sempre dalla parte del pugilato italiano. Grazie a Dragan Lepei. E per quanto ci riguarda, andiamo in pausa, ci ritroveremo nella seconda parte di trasmissione con Stefano Abatangelo, fresco vincitore del campionato d'Italia dei pesi medio-massimi. Amici di Fighters Life, si rientra nel nostro studio virtuale, lo facciamo con il secondo nostro gradito ospite. Abbiamo in collegamento The Hammer, Stefano Abatangelo. Ciao Stefano! Ciao Valerio, ciao, ciao a tutti. Allora Stefano, ti vediamo in pieno relax dopo la conquista del titolo italiano dei pesi medio-massimi contro Federico Cassani, un bel match, un match che quindi ti ridà la corona nazionale. Noi siamo sempre convinti che il titolo italiano sia inferiore solo ed esclusivamente al campionato d'Europa e al campionato del mondo, quindi torni a 40 anni padrone d'Italia della categoria medio massimi. Raccontaci un attimino quella che è stata, insomma, l'emozione di tornare campione. Sì, partiamo dal fatto che mi hai detto che sono in relax. Hai ragione perché sono stati 2 mesi, 2 mesi e mezzo veramente combattuti a livello d'allenamento. Non ho lasciato nulla al caso, come forse vi sarete accorti dall'incontro. Io non lascio mai nulla al caso, non è che prima arrivasse agli incontri preparato, però per questo campionato qua diciamo che ho dato il massimo, ho cercato di arrivare pronto al puntino giusto. Uno, perché il fatto di dire sì, hai 40 anni, sai che sicuramente i ragazzi che arrivano più giovani di te e tutto sono molto preparati e quindi potrebbero darti una dura battaglia sul ring. Quindi atleticamente ci devi arrivare per forza preparato. Seconda cosa, perché ovviamente è inutile negarlo, se avessi saltato questo, cioè avessi sbagliato questo titolo, le possibilità ovviamente erano risicate, non è che potevo sperare chissà quale cosa. E allora ho cercato di dare il tutto per tutto. Allora, una domanda a bruciapelo che voglio farti: questo match e questo titolo, questa cintura è il tuo regalo per il 40° compleanno e quindi è la fine di una carriera, oppure è solamente una porta aperta per arrivare ad un portone, proprio anche alla Guarda, luce del fatto che sì. insomma, l'età avanza, però sai. Sei ancora integro, sei forte e potrebbe comunque questo titolo aprirti una porta importante, perché no? Sì, hai detto bene Valerio, guarda, è vero, il fatto che io sia integro, nonostante abbia avuto subito un'operazione importante a marzo. L'altra sera non si è reso conto proprio nessuno di cosa fosse successo, perché stavo veramente bene e tutto è andato a posto, si può dire. Penso che questa opportunità qua sia l'apertura di un portone, nel senso che
Ovviamente non ho più tante cartucce da sparare, ma perché non le voglio sparare io, perché penso di essere arrivato a un punto dove vorrei ritirarmi integro e vorrei concludere la carriera in bellezza. La cosa importante, la cosa bella sarebbe poter disputare un campionato prestigioso come un europeo o comunque qualcosa di più prestigioso, non perché il titolo d'Italia non sia importante, però 2013, 2018, 2022, tre titoli d'Italia posso ritenermi abbastanza soddisfatto. Sarebbe bello concludere con un campionato, come ti dicevo, continentale, dedicarmi sicuramente ad altro in ambito pugilistico, ad allenare sicuramente. Beh, decisamente hai una grande esperienza e soprattutto, oltre all'esperienza, sei un grande professionista perché a parte qualche piccolo incontro che magari hai anche accettato per un discorso legato ad opportunità, hai sempre combattuto nella categoria medio-massimi da quando diciamo, hai esordito da professionista, a parte, come dicevo, i match con Lovaglio, i match contro Skoglund, dove comunque hai combattuto da Massimo Leggero, però hai sempre mantenuto la tua categoria di peso nel corso di tanti anni di professionismo, quindi questo è anche segno con gli anni che passano e diciamoci la verità, pure ecco la possibilità di poter andare in una categoria superiore, invece ti sei sempre mantenuto nella categoria medio massimi. No, ma I tuoi guarda, ti dico, campionati. Vai, vai. io l'unico match, ho capito quello che stai dicendo, è l'unico match in cui ho fatto il massimo leggero è stato con Lovaglio perché con Skoglund era il campionato era l'IBF e l'UE erano nei medio massimi. L'unica Ok. cosa che ho sempre cercato cioè io penso che quando un pugile non riesca più a mantenere troppo la categoria, perché molto probabilmente viene a mancare un po' la diligenza. Io su questo punto di vista, nonostante abbia cambiato allenatori, abbia cambiato cose, io moralmente e mentalmente sono sempre stato preparato e ho sempre voluto comunque identificare la mia categoria e ho sempre voluto riuscire a mantenere il peso, cioè un po' per rispetto dello sport e rispetto di me stesso, no? Perché sembra quando fai i compiti a casa perché ci sono i genitori che ti guardano, vanno via i genitori da casa, non fai più compiti, non studi, non fai. Cioè io ho sempre cercato di mantenere la retta via, ecco, mettiamola così, a E questo ti fa livello onore, sportivo. caro Stefano, perché sappiamo benissimo che non si vive purtroppo di pugilato in Italia, quindi anche tu, come tutti noi, ogni giorno devi andare, a lavorare per diciamo, sostentare la tua famiglia e il pugilato è in primis una grande passione, una droga, un qualcosa di cui non si può fare a meno, però. Purtroppo non basta essere pugili professionisti, non basta essere professionisti anche al di fuori della palestra come lo sei tu, e quindi onore per tutto quello che tu e tutti i pugili che comunque hanno un lavoro dietro tutti i sacrifici che fanno in palestra e tutti i sacrifici che fanno sul ring. Questo Eh ecco, sì, ci tengo sempre a sottolinearlo. un banco al mercato di alimentari, salumi, formaggi e gastronomia, quindi mangiare mi viene ancora più facile. Mi devo Quindi, tenere due volte. ogni giorno è una tortura. Sì, è un problema ogni giorno. Che sapore ha il titolo d'Italia a 40 anni? Ma Ti sei guarda, rivisto un po' il film della tua carriera? Comunque, ecco, diciamo che i 40 anni uno traccia sempre una sorta di linea. È sempre Sì, ma un'età dove si fanno dei bilanci e si pensa soprattutto a quello che si è fatto e poi magari si partono con nuovi obiettivi. Che sapore ha vincere il campionato d'Italia a 40 anni?
Ma guarda, voglio essere sincero, Valerio, io ho sempre, non ho mai guardato quella linea lì, no? Un po' come dicevi tu, tracciando e tirando delle somme. Ho sempre guardato avanti dicendo, cioè, ho la possibilità di allenarmi, lo riesco a fare bene, riesco a dare tanto a questo sport ancora, c'è un campionato da fare, lo faccio nel migliore dei modi. Vincere il campionato a questa età qua, con questa esperienza qua e con questa consapevolezza qua, ha totalmente un altro valore di quando vinsi il campionato per la prima volta nel 2013. Innanzitutto ho un pubblico che mi segue totalmente diverso, ho delle persone che mi seguono in una maniera diversa, ho ragazzini, cioè. Prima non insegnavo, non facevo niente, adesso mi trovo i ragazzi a cui insegno, i bambini a cui insegno che mi vengono a guardare, mi vengono a fare il tifo davanti come se fossero tutti i miei figlioletti, no? Oltre i miei figli che non avevo, e oltre tutte queste situazioni qua. Quindi risuona 3 volte tanto, capito? È stato proprio bello, bellissimo. C'era gente in platea perché abbiamo fatto questo campionato qua al teatro di Venaria ed c'era un sacco di gente che piangeva. È stato commovente, è stato bello a livello emotivo. Ecco, è stato stupendo. Penso che siano delle cose che mi rimangano dentro a vita, ecco. Questo è certo, caro Stefano. Dai, siamo all'ultimo round della nostra chiacchierata. Se potessi scegliere un titolo, non voglio dirti un avversario, però un titolo con cui chiudere la tua onorata carriera, per quale titolo vorresti combattere? E poi, se proprio vogliamo dirla tutta, contro chi ti piacerebbe combattere? Magari un avversario con cui già hai incrociato i guantoni nel corso della tua carriera, oppure qualcuno che stimi molto e che quindi ti piacerebbe trovartelo davanti per un campionato importante, non lo so. Guarda, allora, sarebbe bello, devo essere sincero, sarebbe bello, io l'europeo penso che sia una delle sigle più belle a livello continentale, anche perché fare un mondiale, fare un europeo in questo momento qua, fare un europeo non è tanto discostante da fare un mondiale, nel senso che comunque di mondiali ce ne sono 4-5 sigle, no? Ce ne sono anche forse 6 di sigle. Ma forse L'europeo anche è di più. quello, forse anche di più. L'europeo è quello, è solamente quello, e va a toccare comunque parecchie nazioni. È ovvio che sarebbe stato bello fare una rivincita con Bremer, ma ormai non combatte più, no? E tanti avversari con cui ho combattuto io ormai non combattono più perché adesso vado avanti da un po'. Skoglund ha avuto quello che ha avuto, quindi si è fermato anche lui, poverino. Sarebbe bello concludere con un europeo. Ammetto che sarebbe bellissimo concludere e concludere facendolo in casa mia, un europeo dove sei davanti al mio pubblico, davanti alla mia gente. Però non tolgo che sarebbe, l'ho sempre detto, scherzosa un po' scherzosamente, ma coronare un sogno con un mondiale contro Canelo nei medio massimi e dire tiriamo sta bomba, come va, va, ma cioè, con la consapevolezza di far bene. Chiaro che sappiamo perfettamente chi è lui e chi sono io, non... però sì, Allora, se mi doveva mettere col culo per terra entro la terza o quarta ripresa, secondo i bookmaker, e siamo andati avanti fino alla dodicesima, e forse dalla sesta in avanti hanno più avuto paura loro che io, però non si sa mai, un gigante strano. sali sul ring con Canelo, puoi anche vendere il banco. Sì, anche la casa. Vendo tutto. Vendo tutto. Brucio tutto, Stefano, brucio grazie. tutto. Bruci tutto. Se sali sul ring con Canelo, te compri una palazzina e fai lavorare gli altri per te. È vero, vabbè.
Stefano, grazie, ci tenevo a fare questa intervista anche perché te lo meriti per tutto quello che hai dato al pugilato italiano e speriamo che tu possa toglierti l'ultimo grande sassolino da questa scarpa e che magari riesci a coronare il tuo sogno di combattere per la corona europea. Io la penso esattamente come te, il titolo europeo è un titolo assoluto come il titolo d'Italia, il titolo mondiale è un titolo di sigla. Ovviamente ci sono sigle e sigle, è ovvio che le sigle più importanti, il WBC, WBA, l'IBF, il WBO, ci voglio mettere anche l'IBO, comunque sono sigle prestigiose, sigle che hanno fatto e fanno e faranno la storia del pugilato internazionale mondiale, però un campionato d'Europa, un titolo EBU è un titolo assoluto, quando sei campione d'Europa sei il campione d'Europa e quindi sono assolutamente d'accordo con te. Grazie per essere stato con noi. Grazie per l'opportunità, Valerio. Vi saluto tutti e vi ringrazio ancora. Buona serata. Amici di Fighters Life, congediamo Stefano Abbatangelo, lo ringraziamo per essere stato con noi, per averci concesso questa bella chiacchierata, questa intervista. Ora pochi istanti di pausa per noi, torneremo per la terza parte di questa bellissima puntata. Avremo in collegamento Vigan Mustafa e quindi, come vi dico sempre, rimanete con noi perché dove c'è Fighters Life c'è la grande box. E amici di Fighters Life, andiamo a concludere il nostro tris di interviste. Lo facciamo con Vigan Mustafa in collegamento. Ciao Vigan, ciao, buona serata. Ciao, buonasera a tutti. Vigan Mustafa, sei in preparazione anche tu per un campionato importante. Combatterai il prossimo 12 di novembre a Scandicci per un titolo IBF Europa contro Sascha Arsumanjan, un pugile tedesco, un pugile che insomma viene a contenderti un campionato importante per una sigla importante, dopo che hai già fatto tuo il campionato d'Italia, lo hai lasciato vacante dei pesi medio-massimi, stiamo parlando ovviamente, ed ora ti affacci in quella che è, ti affacci oltre il confine italiano. Innanzitutto, come stai? Sì, bene, sì, tutto a posto, sì, sono in piena forma e sono in attesa dell'incontro e sono un po' emozionato come sempre, sai, ogni incontro parla da sé, parla la sua storia, insomma, però va tutto bene, siamo in attesa anche non so se bisogna fare forse la conferenza stampa un giorno prima o il giorno del peso, penso, però. Sì, sta procedendo tutto bene e aspettiamo ultimi momenti, diciamo, ecco, va tutto bene, tutto a posto, ecco. È stato un po' difficile, un po' tutto organizzare come sempre, no? Momenti duri purtroppo, però sì, naturalmente come su ogni sport, però è andato tutto alla grande e siamo in attesa dell'evento e io sono pronto. Aspettiamo ultimi giorni, insomma, va tutto bene. Ne siamo ben felici, ne siamo ben felici, caro Vigan. E ecco, abbiamo anche intervistato il tuo compagno di team, Dragan Lepei. Presumo che abbiate fatto anche uno sparring insieme, visto che lui combatte sabato, tu combatti il 12. Quindi, insomma, credo che vi siete anche incrociati sul ring per una sessione di guanti o per più sessioni di guanti. Sì, abbiamo fatto un paio di volte i guanti per la preparazione sua, ovviamente, che lui combatte ora a sabato, e il 5, e io ovviamente il 12, sì, ci siamo un po' allenati insieme, abbiamo fatto un po' di guanti insieme, ma però questo giro, sì, ovviamente, siccome non c'è stato il tempo più tempo più breve, nel senso è stato un tempo brevissimo perché sono state un po' complicazioni anche per, come sapete anche bene, sul fatto non è facile organizzare
Insomma, il pugilato non è che funziona come bene, come sapete, in Germania come in altri posti. Purtroppo ci si dà sempre da fare noi, anche atleti, bisogna fare anche a volte, no, parlo, no, io sono sincero, no? Parlando anche su organizzazione, bisogna fare di noi stessi, sia procuratori, manager, allenatori, un po' tutti, perché nel professionismo purtroppo bisogna un po' abituarsi, arrangiarsi anche a trovare dei sparring, a trovare anche dei sponsor. Non è facile, non sapete che non, purtroppo, devo dire la verità, non si vive cioè dal pugilato, però ci si accontenta perché grazie anche degli amici che ci danno una mano per andare avanti, portare avanti il pugilato, ecco. E a volte ci siamo un po' in difficoltà per fare tutto, perché non si riesce a fare tutto. Però purtroppo con quello che c'è stato, la difficoltà del coronavirus, insomma, è stato molto difficile anche per organizzare dell'evento come questo mio, insomma. Però sono felice, sono contento, però anche su allenamenti non è stato molto facile trovare anche dei sparring, no? Oltre Dragan, andare magari a Roma a fissare dei guanti magari con De Carolis, come tante volte ho fatto, o magari con Demchenko. Questa volta, questo giro, mi accontento di aver fatto a Firenze con dei ragazzi che mi hanno dato mano, come Dragan, come anche Casa Massima, insomma, aggirando un po' tra i colleghi, tra gli amici, ci siamo allenati insieme, perché tra tutti ci si sente, ci troviamo e anche ci troviamo quasi sempre, insomma, ci si allena. E ringrazio a Dragan, a Casa Massima, ai ragazzi di Firenze, di casa, che mi hanno dato sostegno per fare questa volta i guanti, perché purtroppo non ho avuto tanto tempo, anche specialmente per fare i guanti, andando ovviamente fuori Firenze, però mi accontento, sono pronto e spero di fare una bella figura, soprattutto, ecco. Beh, combatti in casa, il match è ampiamente alla tua portata, è un titolo comunque prestigioso. So che la tua manager Monia Gavini crede molto in te, così come il tuo maestro Cristiano Mazzoni e tutto il tuo team. Noi di Fighters Life ovviamente saremo al tuo fianco, perché noi siamo al fianco di tutti i pugili italiani che combattono e tutti i pugili italiani che difendono il pugilato italiano, scusate il giro di parole, e ovviamente ecco, siamo ben felici di darti spazio, ben felici di poter raccontare quella che è stata la tua preparazione. Sappiamo che ecco, si viene da un momento molto difficile, ma non solo nel pugilato, non solo nello sport, questo Covid-19, che poi non è più purtroppo solo 19, ma siamo a Covid-20, Covid-21, cioè comunque sono già un paio d'anni che ci ha praticamente tagliato le gambe, ma siamo più forti come un pugile che sale sul ring in difficoltà, ma che non vuole mollare. Siamo sempre qui che cerchiamo di risorgere. E ringraziando Dio, stiamo dando fondo a tutte quelle che sono le nostre energie per venire fuori da questa pandemia. E quindi ecco, forza e coraggio, tutti dobbiamo rimboccarci le maniche, chi più, chi meno, chi in un settore, chi in un altro, perché dobbiamo andare avanti e soprattutto dobbiamo riprenderci quella che è la nostra vita, quelle che sono le nostre passioni, quelle che sono le nostre emozioni. Quelle emozioni che sicuramente tu darai il 12 di novembre a Scandicci a tutti coloro che verranno a sostenerti e tutti coloro che si interesseranno e che vedranno il tuo match. Ti ringrazio di cuore, grazie a tanti voi del sostegno e dell'impegno vostro. Sono molto
contento di essere con voi anche, insomma, in questo momento di parlare con voi. Non è facile, purtroppo, come ho detto sempre, no? Bisogna avere sempre, avendo un team intorno, la gente che ci vogliono, che devono sostenere questo sport molto difficile, perché purtroppo tutti, penso tutti gli sport, però devo dire la verità, come sport di combattimento, come può essere pugilato, purtroppo, e non è tanto ben visto, perché è una cosa molto, nel senso, difficile per organizzare, perché non è facile trovare anche insomma, dei sostegni per avere, diciamo, una mano in più che possa organizzarci, cioè, dobbiamo sempre ringraziare gli amici che ci danno la mano e che ci danno veramente un sostegno, perché senza di loro non si potrebbe mai fare nulla del genere, ovviamente. Poi cioè, che c'entra, nel senso, ovvio, cioè, ovvio deve essere in classifica per fare delle leggi del genere, però senza un budget non si può arrivare da nessuna parte. Io ringrazio molto, tanto gli amici, i passionati, insomma, che ci hanno dato una mano e un sostegno per questo incontro, e spero che li vedrò tutti quanti, insomma, questo giro, il 12 di novembre, a Palazzo dello Sport di Scandicci. Io sono molto contento di fare questo match, questo incontro, di essere, diciamo, nel grado di vincerlo, se no tutto il piacere lo perché ogni incontro parla da sé. Io comunque sono molto fiducioso, sono pronto per combattere. Comunque, spero che andrà tutto al meglio. Ringrazio anche la Rosana Conti-Cavilli, che si è dato da fare tanto per questo incontro, e tutti i passionati del pugilato che ci hanno dato un sostegno, una mano, ovviamente, che mi hanno sostenuto per questo titolo. E nulla, insomma, ringrazio tutti, ringrazio soprattutto voi per questo breve commento, insomma, per questa breve conversazione con voi. E sono molto, insomma, spero di vedervi, se potete venire qui a Firenze. Nulla, insomma, ringrazio tutti quanti. E chiamo tutti i fans che possono venire il 12 a sostenermi per questo titolo. Grazie, grazie caro Vigan, ovviamente ancora in bocca al lupo. Grazie mille, ciao, arrivederci. Ti salutiamo e ovviamente salutiamo anche voi amiche ed amici di Fighters Life che ci avete seguito in questa puntata. Vi invito sempre a sostenerci, vi invito sempre a rimanere con noi perché Fighters Life is the next generation of fighters. Grazie a tutti e alla prossima settimana. Great fighters. I hear people say that Joe Louis, Jack Dempsey, Jack Johnson, Jim Jeffries, and all of them would have annihilated the likes of myself, Muhammad Ali. After watching these films, watching their opponents, watching their styles, watching how they fought, watching the footwork and their speed,
and my critics will admit that I am the fastest heavyweight in the history of boxing with feet and hands. It may come as a shock to you, but I say that I would have beat every heavyweight that ever lived before me.